Ciao a tutti e benvenuti alle Nuove Maschere, la nostra speciale serie dedicata alla storia dei futuri maghi e colonne portanti del Carnevale di Viareggio e della Cartapesta Nostrana. In questa puntata conosceremo la storia del più giovane pilastro del Carnevale del Popolo di Burlamacco, il 18enne Michele Deledda. Partiamo con la sigla. Allora, io sono Michele Deledda, sono il mascheratista più giovane e ho 18 anni, sono nato a Pietrasanta nel 1998 e mi appassiona questo mondo del carnevale perché è proprio una cosa che sento dentro e quindi proprio l'ambiente e l'arte che c'è dentro mi rende anche me felice di esprimere. I miei caristi preferiti, diciamo che io penso che il più grande per me sia Arnaldo Galli, perché ha dato veramente qualcosa di innovativo al carnevale, soprattutto anche al suo tempo. Un altro dei miei più grandi caristi preferiti è Jonathan Francesconi, perché con la sua poesia, nei suoi carri, anche quelli innovativi, ma soprattutto appunto poetici, mi fa sentire veramente dentro il suo stato d'animo che vuole comunicare e me lo fa sentire soprattutto anche a me. E poi un altro carista che preferisco è Jacopo Allegrucci, perché soprattutto con l'esperienza che sto facendo ora ho visto delle cose proprio splendide nei suoi lavori. Ma io vorrei diventare carista appunto per dar comunicazione con l'opera che poi sarà in corso. Voglio proprio esprimere qualcosa che ho dentro di me e farlo comunicare al pubblico. Ma la scuola della cartapesta, io sono rimasto contentissimo perché è stata prima di tutto la mia esperienza con proprio carristi. E quindi imparando proprio l'arte, anche se già per conto mio mi sono sempre esercitato, però imparandola con loro, anche nella socializzazione con veri maestri, mi ha portato veramente a vedere come vengono fatti questi lavori dentro questo ambiente. E da lì c'è stato proprio l'inizio della mia esperienza lavorativa, che poi dopo piano piano si è evoluta man mano andando avanti. Sono il più giovane di tutti, quindi il rapporto con gli altri comunque è molto, diciamo amichevole, perché io ho cercato di trovarmi un po' con tutti in questo ambiente, sia carristi più grandi che tra mascheratisti delle maschere isolate con me. Quindi diciamo che il rapporto è molto buono con tutti e quindi ecco, ho cercato sempre di rapportarmi con tutti senza problemi. E per quanto riguarda appunto il lavoro della modellatura, da quando sono qua, dallo scorso settembre del 2015, c'è stata appunto un'evoluzione, perché dal lavoro che facevo prima, diciamo un po' infantile, a quello che faccio adesso, mi ha fatto proprio cambiare appunto per quanto riguarda prendere una misura, per quanto riguarda prendere una proporzione magari di un volto o magari anche di una somiglianza. Quindi c'è stato appunto un cambiamento grande, ecco, da quando sono qua dentro. L'emozione che mi ha dato la mia prima maschera che ho realizzato è stata grandissima, perché diciamo che io fino all'ultimo non ci credevo ancora di essere
arrivato a entrare qua dentro, in questo mondo. E nel realizzarla poi è stata una cosa proprio fantastica, perché mi sono sentito appunto proprio anch'io realizzato nel costruirla, a vederla nel corso d'opera. E poi a portarla al corso è stata davvero una grande emozione, perché partendo dal capannone con tutto il pubblico, anche i turisti che venivano da fuori, anche da altri carnevali, quindi c'è stato anche il confronto tra il mio lavoro e i suoi, quindi è stata veramente una grande emozione. E io sono molto contento perché i miei genitori, mio padre e mia madre, mi hanno sempre sostenuto in questo lavoro, e soprattutto poi mio padre nella lavorazione, ma soprattutto nel portare in corso la maschera trainandola con una bicicletta. E quindi c'è stata anche questa emozione nel portarla insieme a lui, e devo ringraziarli molto per tutto quello che fanno e tutto quello che hanno fatto. La mia maschera che ho portato in corso era controcorrente, ovvero l'onda del nostro carnevale. Io la chiamo l'onda. La descrizione della maschera era questo Matteo Renzi che andava appunto controcorrente, perché si dice che Matteo Renzi va un po' contro tutti, e sopra quest'onda c'erano questi due angioletti che erano Beppe Grillo e Silvio Berlusconi, che erano gli altri partiti della politica italiana che cercavano di ucciderlo con queste frecce, e lui però intanto continuava ad andare controcorrente senza aver paura. Ma nonostante essendo arrivato ultimo, questa posizione un po' che forse potrebbe demoralizzare, però io invece non sono stato demoralizzato, perché mi ha fatto capire tante cose riguardo appunto alla lavorazione, e quindi mi ha fatto crescere su certe appunto cose, e piano piano ora sto cercando di migliorare sempre di più, e quindi adesso vedremo come andrà a finire. E invece per il bozzetto nuovo del Carnevale 2017 io ho presentato la maschera intitolata Re di Pagliaccio. È una satira, ma allo stesso tempo anche un omaggio a uno dei più grandi tenori della nostra lirica italiana, che è Luciano Pavarotti. E l'ho voluto ricordare appunto mentre grida Ridi Pagliaccio, e tiene appunto Luciano Pavarotti nella maschera in mano Matteo Renzi, che è nelle vesti di pagliaccio della nostra politica italiana. E poi dietro ci sarà tutto questo enorme teatro con una pergamena con appunto la sigla dell'opera, e quindi ho voluto presentare questo. Voglio fare un saluto a tutti gli amanti del carnevale. Ciao a tutti, buon carnevale 2017.